tuo fianco e comanda le mie labbra un nome. Se gocce di rugiada ti cadono dagli occhi, comanda le mie labbra un nome. Le stelle stanno lontano chissà dove. Buonasera amici del Pavese e non solo. Lontano chissà dove. Con un po' di ritardo arriviamo. Primo dicembre, quasi il 2, oggi è stata una giornata un po' travagliata, ma ci siamo. Nella notte solitaria lungo il tuo cammino io ti cercherò. Tra le meccaniche del mondo, i templi di Bombay ti troverò. Se tu lo vuoi, ti dico dove tu sei. Allora vi dico buonanotte quasi. Allora, quest'oggi non parleremo assolutamente del virus, della rabbia, Novax, Provax, no! Pavia si divide per i mercatini di Natale, saltano i mercatini. E su Facebook grande dibattito, c'è chi dice ma chi se ne, e invece chi dice giustamente ma però che Natale è senza i mercatini di Natale a Pavia. E allora io oggi, da buon ficcanaso, insomma, Pavia Play poi cerca di fare sempre chiarezza su quello che accade a Pavia, provincia e non solo, nel mondo. E allora mi sono permesso di rompere le palle a chi? All'imprenditrice Micaela Scala, che si è resa disponibile per rilasciarmi un'intervista, così ci esprimerà nei prossimi minuti il suo punto di vista. Se qualcuno volesse replicare, noi siamo qui a completa disposizione, Pavia Play ascolta tutti, dà voce a tutti, quindi assolutamente diritto di replica. Vabbè, parliamo di mercatini di Natale, non è una grande cosa, però sentiamo un po' che ci dice Micaela Scala. Buongiorno amici di Pavia Play, grazie Stefano. Mi è stato chiesto di fare un commento sull'argomento che in questo momento sta spopolando su Facebook, e cioè la decisione dell'assessore Marcone di Pavia di non fare i mercatini di Natale. Io ho evidenziato questa decisione perché ritengo che sia una decisione totalmente sbagliata per due ordini di motivi. Un amministratore, nel momento in cui ha questo ruolo, deve pensare in primis al bene della sua città, e il bene della sua città in questo caso riguarda un aspetto di economico e quindi di economia della città stessa. I mercatini di Natale, che piacciono o non piacciono, portano benessere economico alla città, quindi era completamente insensato non farli. Oltretutto, qualunque paese, paesino, cittadina, limitrofa, Pavia e non solo, in tutta Italia, ha i mercatini di Natale. Quindi c'è da chiedersi, sono tutti pessimi amministratori gli altri? No, perché assessore Marconi, ci faccia capire, furba solo lei che non li fa? È la ratio di questa decisione che non è stata chiarita. È stata usata una scusa del tipo non rientrano nella nostra cultura, ma non rientrano nella cultura di chi? La sua forse, assessore, perché non capiamo a cosa lei si riferisse. E poi, quando un amministratore prende una decisione, deve avere il coraggio di dare delle motivazioni reali. Quella non è una motivazione reale. Nessuno di noi può pensare che sia la vera motivazione che l'ha spinta a non farli. Anche perché
e dovremmo avere dei seri dubbi sulle sue capacità, ma noi non vogliamo avere dubbi sulle sue capacità. Quindi è necessario dare le motivazioni. Secondo punto, non meno importante però, nel momento in cui i cittadini dimostrano in maniera eclatante, perché un post con 12.000 visualizzazioni in una giornata e altrettanti like e commenti pro Mercatini, significa che i cittadini pavesi che l'hanno votata, evidentemente gradiscono i Mercatini. Quindi non vedo alcun motivo di non farli. Oltre a dimostrarsi un pessimo amministratore, si dimostra anche un pessimo politico, perché il consenso per un politico è importante. Detto questo, oggi vedo sulla pagina del Comune che, come spesso accade, no? Noi del governo ombra mettiamo un post e il Comune risponde con un post il giorno dopo. Benissimo, iniziativa tra gli eventi del Natale. Degustazioni nei negozi storici di Pavia, e già lì mi è venuto un colpo. Negozi storici di Pavia, quali? Quali? Saranno 10 negozi storici di Pavia. Bella iniziativa. Da un lato apprezzo che si voglia portare la gente a fare questo percorso di degustazione in questi negozi di tradizione. Perfetto, che sono 10, rimarco. Perfetto, ma Pavia è un capoluogo di provincia. Non basta. È una bella iniziativa, ma non basta. Cioè, ricordiamoci ogni tanto di che cosa è questa città. È un capoluogo di provincia e come tale deve essere amministrata. Quindi ci auguriamo tutti che qualcuno un'autocritica ogni tanto se la faccia. Ciao a tutti, grazie. Iscriviti sul canale YouTube di Pavia Play. Pavia Play, la forza di essere liberi sempre.